a tutte e a tutti voi un grazie particolare ai segretari generali di queste tre importanti regioni per aver organizzato questa giornata e soprattutto per aver lasciato tutto lo spazio, tranne una breve presentazione, ai delegati e alle delegate. Guardate, il giorno che abbiamo concluso questa parte di confronto con il governo, era un sabato, immediatamente abbiamo iniziato a predisporre il volantone da poter offrire a tutti i lavoratori, a tutte le lavoratrici, in modo particolare ai nostri delegati, le interviste stampa TV, perché fosse chiaro a tutti la linea della CISL e il risultato portato avanti. Ma quello che da subito come segreteria confederale abbiamo scelto di fare è stato l'attivare immediatamente i tanti incontri con i nostri delegati e le nostre delegate che in questi giorni stiamo realizzando. E questo ci ha dato l'occasione, l'opportunità, la possibilità di ascoltare tanti nostri delegati della CISL. E anche quello di poter comunicare attraverso le nostre assemblee già oggi con diverse migliaia di delegati e di delegate. Abbiamo già avuto modo di incontrare gli amici e le amiche delegati della Lombardia, dell'Emilia, del Friuli, del Veneto, oggi in contemporanea della Liguria, del Piemonte, della Val d'Aosta, della Calabria, abbiamo incontrato della Sicilia, della Sardegna e in questi ultimi due giorni completeremo l'incontro con i protagonisti di questa nostra grande e bella organizzazione. Perché questa è la CISL che abbiamo scelto in questi anni. Se voi ben ricordate, noi abbiamo iniziato 3 anni fa questo percorso rispetto al Job Act. Noi al tavolo a cercare in tutti i modi di correggere quello che andava corretto invece di far scrivere quello che andava scritto. Altri hanno scelto altri percorsi, lo sciopero non frequentato, mi permetto di dire. E noi abbiamo scelto la linea, le cose da fare, attraverso 3 grandi assemblee dei delegati e delle delegate. E quel modo di fare, di sentire l'organizzazione, l'abbiamo portata avanti nella nostra assemblea organizzativa, subito dopo. Altra occasione straordinaria per definire insieme ai nostri delegati, insieme alle nostre delegate, come doveva essere dal punto di vista architettonico, organizzativo, la nostra organizzazione, come doveva essere caratterizzata, dando molto più peso, molto più ruolo, più potere, che non è una brutta parola quando è democrazia e partecipazione. A tutti quelli che ogni giorno rappresentano la CISL sui luoghi di lavoro, sui territori, nelle nostre sedi comunali, nelle nostre sedi zonali, che sono davvero tanti. Poi abbiamo organizzato il congresso che ha fatto scelte davvero importanti. Mettere al centro la persona e il lavoro, partire dai bisogni degli ultimi per poter continuare a essere a pieno titolo quel grande sindacato confederale che vuole rappresentare tutti a partire dagli ultimi,
dai giovani senza lavoro, dagli anziani soli e sole, che sono tanti in questo nostro paese, da chi il lavoro lo perde, da chi il lavoro costantemente ha paura di perderlo, da chi nasce nel nostro paese e non ha diritto per alcuni alla cittadinanza, alle donne sfruttate, picchiate e troppe, troppe volte anche ammazzate in questo nostro paese. Io credo che ognuno di voi, quando oggi e tante volte, ve ne sono davvero grata, ha ringraziato me e la segreteria confederale per il lavoro che insieme abbiamo fatto, l'ha fatto di cuore. Ma ringraziate voi, perché senza il vostro coraggio, senza la vostra faccia pulita, senza il vostro cuore, noi non potremmo trovare né la forza né la determinazione di andare avanti in periodi così complessi per la vita del Paese e per la vita dei sindacati confederali della nostra CISL. E solo grazie all'azione, alla testimonianza, all'intelligenza collettiva di questa grande organizzazione, che ogni giorno sui posti di lavoro contratta, che ogni giorno sui posti di lavoro tutela e rappresenta, che ogni giorno nelle nostre zone, nelle nostre sedi comunali fa contrattazione sociale, che attraverso anche i nostri servizi riesce a dare risposte ai tanti bisogni degli uomini e delle donne che rappresentiamo e di quelli che vogliamo rappresentare, che noi riusciamo, nonostante i tanti attacchi che in questi anni abbiamo dovuto affrontare come sindacato confederale, a portare a testa alta risultati importanti per gli uomini e le donne che noi, che voi rappresentate. Il tema oggi non è solo l'accordo sulla previdenza e i tanti passi che dovremo ancora fare. E se siamo ancora oggi un paese dove le grandi rappresentanze sociali del mondo del lavoro hanno un ruolo importante per portare a casa risultati, o seppure non ce l'hanno. L'hanno provato in tanti a dire che il sindacato serviva a poco, ormai quasi nulla, forse un pochino nella contrattazione aziendale, ma non certo nell'affrontare i grandi temi, le grandi scelte che siamo chiamati a realizzare nel nostro paese. Chi ci ha detto che andavamo un po' rottamati? Chi ci ha detto che dovevamo cambiare, se no arrivava lui a cambiarci? Attraverso la contrattazione, la nostra capacità di fare proposte e di portare a casa risultati, noi abbiamo garantito a questo Paese tanta democrazia e tanta partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici alle grandi scelte del Paese. Altro che sindacato che rappresenta ormai poco. Noi l'abbiamo detto all'onorevole Di Maio quando ha detto: se non cambiate arrivo io. Come l'abbiamo detto allo stesso governo quando all'inizio del suo percorso immaginava che le grandi trasformazioni e le grandi riforme, penso alla riforma della scuola, si potesse realizzare senza il contributo e il protagonismo degli uomini e delle donne del lavoro. E la realtà è davanti a tutti. Quando il governo ha fatto da solo il risultato, mi permetto di dire, non è un risultato positivo.
Quando il governo invece, quello nazionale, come i governi locali, come i governi della città, attraverso il confronto fanno rappresentare, parlare, portare idee, innovazioni agli uomini e alle donne del lavoro attraverso le proprie rappresentanze, i sindacati sociali come il nostro, che hanno una grande rappresentanza sociale, riescono a portare risultati importanti, ma soprattutto il paese, tutto il paese ha risultati davvero importanti. E nella valutazione dell'accordo e del percorso di gestione della previdenza non dobbiamo perdere di vista come questo pezzo importante del mosaico si va a incastrare in un disegno molto più ampio, molto importante, che nonostante tutto e tutti, noi, grazie a voi, siamo riusciti a realizzare. Quest'anno abbiamo una finanziaria di circa 20 miliardi, 15 dei quali, quindi la stramaggioranza di quelle risorse, serviranno per non far alzare ovviamente l'IVA, le accise, le tasse. E questo è importante per quelli che rappresentiamo e anche per le imprese italiane. Ma quello che rimane, grazie al confronto e al ruolo dei sindacati confederali, un po' di più grazie al ruolo della CISL, è tutta roba importante per la gente che rappresentiamo. Le risorse che sono finalmente stanziate sono lì, sono reali, per il rinnovo del contratto della pubblica amministrazione in tutti i suoi comparti. Non solo portano un po' di giustizia e di equità a oltre 3 milioni di lavoratrici e lavoratori che ormai da oltre 8 anni non hanno rinnovo contrattuale, ma finalmente attraverso lo sblocco di quella contrattazione saremo in grado, comune per comune, azienda per azienda, ospedale per ospedale, di dare un servizio migliore ai tanti cittadini e tante cittadine che ne hanno bisogno. Io ho apprezzato tanto i vostri contributi, anche quando dite quando lavoriamo nei servizi, quando lavoriamo nella pubblica amministrazione. Noi stiamo con la gente e per la gente, e il valore di quel lavoro è democrazia e tutela per gli ultimi in questo paese, per chi ha la malattia, per chi soffre, per chi ha bisogno di sostegni, di percorsi. Questa è la cosa importante nello sblocco di quel contratto, che varca i confini di un interesse più che legittimo di alcune categorie, ma diventa interesse e possibilità collettiva di migliorare la qualità della vita per tante persone nel nostro paese, e anche la competitività sulla qualità dell'insieme del nostro sistema paese. E credo sia stato assolutamente importante riuscire a portare nella finanziaria tutto merito del lavoro che attraverso il confronto col Ministero del Lavoro abbiamo realizzato: l'allungamento degli ammortizzatori sociali, della cassa integrazione per quelle migliaia ancora di lavoratori che sono in aziende di crisi, e la decontribuzione per il lavoro per i giovani e le giovani in questo paese, 50% di decontribuzione per assunzioni per lavori di qualità a tempo indeterminato nel centro-nord e 100% nel sud.
come credo sia stato assolutamente importante pretendere, ottenere, conquistare, come qualche delegato giustamente ha detto, che nel pacchetto Impresa 4.0 anche la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici meritasse le stesse agevolazioni degli investimenti in strumenti che l'impresa può fare e deve fare. E aver inserito quella formazione in quel pacchetto significa che noi vogliamo, e attraverso la contrattazione potremo fare moltissimo, che la quarta rivoluzione industriale, la digitalizzazione dell'impresa, non lasci nessuno indietro, non crei futuri disoccupati e future disoccupate, ma sia invece il protagonismo, la conoscenza del lavoratore, delle lavoratrici protagoniste di questo successo. E poi la questione della previdenza. 7 miliardi in 3 anni, che di questi tempi sono belle risorse. E non c'era alcun motivo per cui, oltre quei 7 miliardi, noi dovevamo lasciare su qualche tavolo quegli ulteriori 300 milioni che, grazie a questo percorso negoziale che è finito in questi giorni, abbiamo potuto portare nelle tasche di quelli che noi rappresentiamo, che voi rappresentate. Un sindacato è vivo quando fa contrattazione. I contratti nazionali delle nostre categorie, i contratti aziendali, territoriali, la contrattazione con l'istituzione sociale, sanitaria, sui servizi e ovviamente la contrattazione a livello nazionale su quei temi di rilevanza nazionale per tutti gli uomini e le donne del Paese. L'anno scorso nell'accordo noi abbiamo messo un punto fermo. In questo Paese, dove ogni giorno gli incentivi sono a spaccare le generazioni, e a spaccare anche troppo spesso gli uomini e le donne, noi abbiamo realizzato un accordo che invece tenesse assieme in termini di solidarietà le tre generazioni. L'anno scorso abbiamo portato a casa importanti riscontri, la 14ª per i pensionati, quelli sotto i 1.000 euro al mese, la stramaggioranza dei pensionati e delle pensionate italiane, quelli che quasi sono stati colpevolizzati per essere pensionati da tanta, troppa mala politica. Abbiamo portato il cumulo gratuito dei contributi per i giovani e per le giovani. Chi come me è un po' meno giovane sa quante volte un lavoratore o una lavoratrice hanno dovuto rinunciare per l'esosità di quelli che erano i costi di questa operazione. E abbiamo individuato l'APE sociale, importante per alcune categorie di lavoratori particolarmente gravosi per il lavoro che svolgono, ma anche per chi è disoccupato e rimane disoccupato ormai a un'età assolutamente avanzata, anche per quegli uomini e quelle donne che nella propria casa, nella propria famiglia devono svolgere un lavoro di cura importante, gravoso, per accudire gravi situazioni di handicap, o per quei lavoratori e quelle lavoratrici che hanno problemi e patologie invalidanti, come spesso succede in questo Paese. Quest'anno avevamo un'altra scommessa davvero importante: mettere le mani a un meccanismo
che in modo così pesante è caratterizzato solo nel nostro paese, che era il meccanismo dell'aspettativa di vita, portando a casa non uno ma due risultati. Il primo: verrà calcolato in modo diverso per tutti i lavoratori e per tutte le lavoratrici. Punto. Non esisterà più quel meccanismo perverso per cui quando si alzava l'aspettativa di vita si alzava l'età pensionabile, ma quando questa diminuiva non diminuiva l'età pensionabile. Ora non sarà più così. Se si alza, si alza, mettendo però un tetto di 3 mesi, ma se si abbassa è come se si abbassa. E non solo quello. Il calcolo biennale è un calcolo più favorevole ai lavoratori e alle lavoratrici, individuando poi 15 categorie dove non c'è bisogno di tanti dati statistici per capire e sapere che l'aspettativa di vita degli oltre 82-83 anni non è per niente realistica, e ai lavori gravosi che già avevamo individuato per l'APE sociale ne abbiamo aggiunti altri sacrosanti: quello per gli operai e le operaie agricole, quello per i marittimi, quello per i pescatori, quello per i lavoratori e lavoratrici della siderurgia, dell'aria caldo, i lavoratori del vetro, perché non abbiamo bisogno di andare a individuare chissà quali dati statistici per sapere che la nocività e la pericolosità di questi lavori immediatamente va riconosciuto. Ma non basta. E abbiamo scelto di individuare, attraverso quella sì, una commissione istituzionale, con dentro ovviamente il Ministero, l'INPS, l'INAIL, l'Istat, ma anche CGIL, CISL e UIL, e cioè chi rappresenta i lavoratori e le lavoratrici, una commissione che andrà a verificare mestiere per mestiere, lavoro per lavoro, qual è la reale aspettativa di vita. Tra l'altro, anche distinguendo finalmente tra previdenza e assistenza, un tema che tante volte si è tentato inutilmente di affrontare in questo paese. Bene, oggi è realizzabile attraverso l'intesa che noi abbiamo fatto. Leggevo ieri di qualcuno, un certo signor D'Alema, che diceva: sarò alla manifestazione della CGIL, legittimo, ci mancherebbe. Altri si sono accontentati di un piatto di lenticchie. Traduco. Pensavo, dopo tanti anni, che la logica, che chi non la pensa come me è un venduto, fosse ormai scomparsa nelle teste di questo paese. Noto invece che alle volte ritornano o pensano di ritornare. Esaminiamolo il piatto di lenticchie, perché vedete, le lenticchie sono un mangiare molto nutriente, appetitoso, a me piacciono moltissimo. Sicuramente, la dico così, non elitario. E quando si ha fame, le lenticchie piacciono ancora di più. Quando si è molto sazi, magari anche un po' appesantiti, si schifano. Questo è un paese dove da troppo tempo, che stufa sta roba qua, se una cosa è buona o non è buona,
si chiede a tutti meno che agli interessati. E già l'anno scorso avevamo avuto un sentore chiaro di tutto questo. Dai 3.500 euro per la quattordicesima per i pensionati. Noi abbiamo avuto tanti politici, tanti opinionisti, quelli che scrivono sui giornali, che sono economisti, ma non sono solo economisti, ogni tanto anche sociologhi, ogni tanto prevedono il futuro, che si sono divisi in commenti. Troppo poco non basta e quindi non va bene. Oppure, era meglio darlo ai giovani, ancora una volta i pensionati tolgono risorse ai giovani. Se andava bene o non bene, dovevano chiederlo alla pensionata e al pensionato che quell'anno, come quest'anno, come un altro anno, perché è strutturale, quei 500 euro, o quei 300, o quei 400, a seconda del loro reddito, serve e servirà per pagarsi il riscaldamento, per pagarsi qualche medicina che, siccome non viene definita come tale, ma è importante per la loro salute, se la devono pagare intera. Oppure per dare al nipote e al figlio, alla nipote e alla figlia, 50 euro perché si avvicina il Natale e fa anche bene al cuore ogni tanto poter regalare al proprio nipote o alla propria nipote 50 euro per festeggiare il Natale. Allo stesso modo, se l'APE sociale, il blocco dell'aspettativa di vita, lo chiediamo a tanti soloni che manco a 70, a 75 vogliono andare in pensione. Guadagnano talmente bene e fanno talmente poca fatica che non hanno certo intenzione di andarci. O chi magari ha una bella pensione da parlamentare italiano, da parlamentare europeo e si è fatto anche consigliere regionale nella sua gioventù, anche questa, certo l'aspettativa di vita è poco interessante. Io preferisco chiederlo ai miei amici operai all'Ilva di Genova, nella mia città, che hanno lavorato per tanto, tanto tempo all'alto forno. Preferisco chiederlo a quella insegnante della scuola materna che magari a 63, 64, 65 anni vedeva continuamente salire l'asticella di quando poteva andare in pensione. All'amica che è intervenuta voglio dire una cosa, io ho una splendida nipotina di 4 anni che adora la sua maestra, quando sta con me il sabato e la domenica sono 2 giornate per me davvero, davvero meravigliose, ma la domenica sera sono distrutta, altro che trattativa. Chiediamolo al lavoratore edile che senza l'intervento del nostro negoziato, senza l'APE sociale, senza il blocco dell'aspettativa di vita, avrebbe dovuto continuare a 64, 65, 67 e poi oltre lavorare a 30-40 metri su un'impalcatura e poi ogni tanto qualcuno cade e muore e per una giornata. Tutti parlano della sicurezza sul lavoro. Noi siamo un'organizzazione sindacale al 100%. Perché rappresentiamo uomini e donne al 100% che vivono del loro lavoro, vivono a stento troppo spesso della loro pensione,
dopo una vita lavorativa e guardano al futuro dei propri figli chiedendo a noi, certo, di occuparci della futura previdenza. State tranquilli che non è mica abbandonata quella roba lì. Abbiamo il tavolo aperto per la pensione di garanzia per i giovani, ma questi andranno in pensione tra 25-30 anni. Oggi chiedono un'altra cosa, chiedono di lavorare. E allora questa continua, insopportabile speculazione sui giovani. Davvero fa male al paese. I giovani non hanno bisogno di chi immagina speculazioni magari elettorali su di loro, e tantomeno hanno bisogno di chi continua a dare loro messaggi di rottura con i propri genitori e con i propri nonni. Hanno bisogno di un paese che assume con grande serietà il tema della loro occupazione, perché ogni anno migliaia di giovani non pensano alla futura pensione. Dopo anni di studi, che spesso consistono in grandi sacrifici delle famiglie italiane, devono prendere e andare a cercare lavoro in un altro paese, portando in quel paese la loro intelligenza, la loro conoscenza, il loro cuore, la loro voglia di guardare al futuro e la loro costruzione del futuro. Se vogliamo che questi giovani il futuro lo costruiscano con noi e per noi in questo paese, speculiamo poco su di loro e creiamo invece condizioni. Il 50% anche nel Lazio di decontribuzione funziona molto molto meglio di qualsiasi istigazione a rompere la solidarietà tra le generazioni. E quando parliamo di investimenti in innovazione, in ricerca, guardiamo ai giovani. E quando chiediamo che nella finanziaria salgano le risorse per le politiche attive per lavoro, per l'apprendistato professionalizzante, per l'alternanza scuola-lavoro, facciamo cose, non parliamo, facciamo cose e scelte per i giovani. Questo è il sindacato che noi vogliamo, e questi sono i bisogni della nostra gente, e lo facciamo a testa alta perché abbiamo lavorato tanto e i risultati che abbiamo portato sono buoni risultati. E siccome siamo molto motivati, perché abbiamo visto migliaia di delegati e delegate che ci hanno detto andiamo avanti, bisogna portare a casa altri risultati, continueremo nel confronto sugli ammortizzatori sociali, al Ministero del Lavoro, sull'applicazione delle politiche attive, su quegli strumenti della previdenza che dobbiamo portare a casa, e vi assicuro che lo faremo e come. Ma nessuno potrà mai convincermi che dovevamo rinviare tutto a un altro anno. In un paese che, mi permetto di ricordare, è davanti alle nuove elezioni, con una scelta che i cittadini e le cittadine faranno per un nuovo governo. E i nuovi governi, sperando che ci sia stabilità nel nostro paese, si dovranno insediare, e dopo che si sono insediati dovrebbero prendere conoscenza delle priorità del paese. Ma perché rinviare di un anno quello che potevamo prendere oggi e buttarlo in un mare aperto che non sappiamo che tipo di risultato avrà? Inserendo il tema della previdenza anche qua, in un dibattito di speculazione elettorale,
che non fa presagire nulla di buono. Se il mio amico Paolo promette 1000 euro per tutti, io perché non ne posso promettere 1005? E se qualcuno dice che bisogna allargare, come noi diciamo, l'ape social e la platea del blocco dell'aspettativa di vita, cosa di più facile dire? Bisogna togliere tutto, ben sapendo che gli 80 miliardi di recupero risparmio della riforma Fornero, 7 li abbiamo riportati a casa, e tra l'altro sarà un po' complicato spiegare all'Europa che devono svanire, perché l'Europa fa le infrazioni, perché l'Europa interviene diversamente e perché non vorremmo mai che magari qualcuno immaginasse di toglierli dalle tasche dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso altre forme. Abbiamo fatto molto bene a mettere in sicurezza tutto quello che potevamo e è assolutamente importante che non abbiamo lasciato ad altri scegliere cosa c'era da fare su un tema dove la rappresentanza sindacale deve avere la possibilità e la certezza di poter incidere sulle scelte. Abbiamo visto con la legge Fornero, votata dal Parlamento italiano, anche da chi oggi dice un piatto di lenticchie, come se l'ha votata, con entusiasmo, bene, senza alcun confronto col sindacato. Che cosa è successo? Questa cosa non la permetteremo più a nessuno. E lo facciamo attraverso la contrattazione, che è il nostro ruolo, è il nostro modo di esercitare la rappresentanza per i giovani, per gli anziani, per quelli ancora così così, né giovani e anziani, con una solidarietà tra le generazioni, tra chi ha il lavoro stabile, chi ha il lavoro precario, chi il lavoro non ce l'ha, perché questa è l'essenza e il DNA della CISL e per tanti tanti aspetti l'essenza e la DNA anche della nostra carta costituzionale. Quindi grazie, grazie di cuore per il sostegno che ci avete dato, per la condivisione che ci avete espresso e per il lavoro straordinario che fate nel rappresentare la CISL ogni giorno sui vostri territori e sui vostri luoghi di lavoro.